Sottosegretario, lei ha parlato di una nuova legge che si chiamerà Editoria 5.0. In cosa consiste e come potrà rilanciare il settore dell'editoria che è in grave crisi? È in grave crisi, ma è anche in una fase di straordinaria opportunità che con delle politiche pubbliche incisive dobbiamo trasformare in un rilancio del settore dell'editoria e del giornalismo. Si tratterà di sostenere la contribuzione diretta e indiretta a giornali, periodici, si tratterà di accompagnare la trasformazione digitale, in parte avvenuta, in parte ancora in corso, si tratterà di qualificare il personale. Si tratterà di studiare una serie di incentivi e benefici di carattere fiscale che possano determinare il sostegno alla produzione cartacea e contemporaneamente il sostegno sulla via dell'innovazione tecnologica. Xi Jinping è davvero l'uomo più potente del mondo, e perché? Questa attribuzione viene dalla rivista Forbes, lo ritiene l'uomo più potente del mondo, al di sopra di Putin e al di sopra di Trump. Probabilmente lo è perché il suo mandato è a vita, è stato infatti rimosso il limite dei due mandati dalla Costituzione cinese e il suo pensiero è stato addirittura inserito nella Costituzione di questa grande nazione. Forse è l'uomo più potente perché governa 1.300.000.000 di individui, ma 1.300.000.000 di individui di una nazione che sta diventando una grande potenza tecnologica dopo essere diventata una grande potenza industriale e manifatturiera. Proprio quello che dice lei, 1,3 miliardi di persone è una potenza tecnologica, quindi ma rappresenta più un'opportunità o un pericolo? Beh, ovviamente noi italiani, noi europei dobbiamo avere rapporti con la Cina perché ci mancherebbe altro, è uno di potenziale grande mercato per le nostre merci e per i nostri prodotti. Ma Xi Jinping ha teorizzato che il secolo in corso dovrà essere il secolo del sogno cinese, come il XX secolo è stato il secolo degli Stati Uniti d'America, del modello di vita americano che è stato permeato attraverso il cinema, la cultura in tutto il mondo. Lui ritiene che questo secolo deve essere il secolo del ritorno sulla scena della grande potenza imperiale cinese. E quindi è un'opportunità, ma un'opportunità da maneggiare con grande cura. Intesa San Paolo da 4 anni è main partner di X Factor nelle filiali, può quindi capitare di trovare oltre agli sportellisti, il bancomat, una richiesta per il mutuo, anche un concerto come questa sera a Torino. In realtà noi abbiamo qualcosa molto che ci avvicina a X Factor, che è la passione dei giovani. Prima di tutto la passione per la musica, la passione per il talento. E sono due cose molto belle. Per questo abbiamo deciso di aprire le nostre filiali più belle, con il nuovo layout, come la filiale dove ci troviamo questa sera. Ci raggiunge a Torino uno dei protagonisti di X Factor 2019. La vita inizia a cambiare, è già la seconda volta che canti dentro una banca di Intesa San Paolo. Com'è il pubblico delle banche? È caldo oppure? Delle banche è il pubblico, è il pubblico che viene nelle banche ed è una cosa bellissima perché Intesa San Paolo fa questa cosa molto, molto, molto figa di avere queste sedi tra le più belle poi che hanno. Ne abbiamo la prova oggi a Torino, una sede fantastica che oggi invece di mettere soldi metterà canzoni e musica, molto bella. Uno almeno che pensa.